Allora, buonasera, io sono Pier Giorgio Duca, sono qui a titolo della presidenza che occupo della medicina, del movimento di lotta per la salute, Medicina Democratica ONLUS. Questa è un'iniziativa che rientra in un percorso che abbiamo iniziato 2 settimane fa, un corso di formazione sulla sostenibilità del sistema sanitario e abbiamo voluto mettere alcuni temi che ci sembrano particolarmente importanti, che cambiano un po' il verso. Oggi si parla molto che l'Italia deve cambiare verso, forse deve cambiare verso anche nella direzione di capire dove sono i veri problemi di sostenibilità del sistema sanitario nazionale. E allora siamo partiti con un incontro sul tema di stamina e sulla problematica che solleva ancora una volta la ciarlataneria in medicina e l'attacco che fa in termini di sostenibilità al sistema sanitario. Al secondo incontro abbiamo parlato di sistemi più evoluti di attacco al sistema sanitario, che sono gli accordi di cartello fra le farmaceutiche, Novartis e la Roche ci hanno offerto l'occasione, e abbiamo discusso del caso Avastin Lucentis e di quello che significa in termini di sostenibilità del sistema sanitario. Il prossimo incontro sarà sul tema della 194, la grossa problematica dell'obiezione di coscienza e dell'uso come arma politica di questo strumento, che era stato pensato come un giusto riconoscimento del diritto di ogni cittadino di opporre la propria coscienza e quindi il diritto di far valere quello che profondamente credeva a titolo individuale anche nei confronti della legge quando questa potesse sollevare, e che invece è stata poi usata come un'arma impropria contro una legge che è stata confermata più volte come volontà dei cittadini di affrontare un problema senza nasconderlo sotto il tappeto. Oggi invece siamo qui a parlare di un altro tipo di attacco al sistema e alla sostenibilità del sistema sanitario, che a Milano con il caso Santa Rita si è manifestato in maniera particolarmente virulenta, diciamo così. E allora direi che la serata potrebbe essere organizzata in questo modo. Prima inquadriamo il problema dal punto di vista proprio risalendo dall'esito processuale alle premesse, e per questo parleranno gli avvocati Margherita Pisapia e Mazzari, che hanno seguito e hanno sostenuto per la parte di processo e per come parte civile anche in Medicina Democratica, con in Costituzione parte civile in Medicina Democratica. Ma poi abbiamo voluto che questo tipo di approccio non si risolvesse nella classica colpevolizzazione dello sbattere il mostro in prima pagina, che chi di noi, no, ha una certa età, tranne qualcuno là in fondo che vedo non c'era nel 68-69, sa che è un uso molto, molto strumentale fatto per deviare l'attenzione da un problema più generale, forse a un problema più particolare. È più facile scaricare le colpe su qualcuno che obiettivamente è indifendibile, però in questo modo si evita di guardare alla luna, al problema vero. E in questo senso abbiamo invitato il professor Cosmacini, che parlerà quindi subito dopo questi primi due interventi di inquadramento del caso, a allargare il discorso. Il professor Cosmacini ha pubblicato recentemente, e non sono neanche sicuro che ormai sia l'ultimo, potrebbe essere anche il penultimo per la prolificità di professor Cosmacini, La scomparsa del dottore. E beh, la domanda che faremo a lui è se la scomparsa del dottore non è il passo per introdurre anche la mutazione genetica, un organismo geneticamente modificato, un nuovo dottore che non è una singola persona, ma è qualche cosa legato alla formazione, legato a quello che è stato promosso e diffuso in questi giorni, che è il nuovo
codice di deontologia professionale e medica, quindi vorremmo sapere da lui, avere una visione di contesto più ampia del singolo caso Santa Rita e Bregamassoni in particolare. E dopodiché parlerà invece Paolo Longoni, che è un medico di medicina generale e quindi dall'interno. Anche qui la domanda è quella di vedere qual è il contesto nel quale una cosa di questo genere è potuta maturare, che significato ha e che senso ha, se vista nella situazione di chi si è trovato, ad esempio, a vedersi proporre un sistema di finanziamento, come noto come il CREG, che in qualche modo aveva lo stesso peccato d'origine che hanno alcune questioni di finanziamento del sistema sanitario, che hanno portato probabilmente al sistema Santa Rita, ma non soltanto al sistema Santa Rita. E dall'altra parte, quello che abbiamo veramente invitato e che interverrà, ognuno di loro avrà 20 minuti per presentare il suo punto di vista, è Luca Carra. Luca Carra è un esponente della cultura milanese, fa parte di quel gruppo particolarmente attivo che è l'agenzia ZADIG, l'agenzia di giornalismo scientifico. Ecco, un punto grosso in Italia è che il giornalismo, quando si occupa di scienza in Italia, lo fa o in una maniera di tipo molto divulgativo ma molto esemplificativo, diciamo alla Piero Angela, che va benissimo, però lascia un po' le cose come sono. Io ricordo quando Macchia Cara aveva preso in mano una rivista come Sapere, che era la rivista più antica italiana, ed è la rivista più antica italiana di divulgazione scientifica, aveva voluto dare al senso di divulgazione scientifica un'altra valenza, ed è la stessa, credo, che i giornalisti di ZADIG vogliono dare al giornalismo scientifico. Quindi abbiamo chiesto a Luca Carra di fare una riflessione da questo punto di vista, sempre sul problema del sistema sanitario, finanziamento del sistema sanitario, e questo caso cosa può disvelare o indicare come indirizzo da prendere per proporre qualche alternativa che eviti queste brutture o questi orrori, come è scritto in un libretto che Marco Marzari, che è qui presente, ha pubblicato recentemente. Ecco, questo è un po' il quadro. Dopodiché io spero che abbiamo tutti la voglia e il tempo, dovremmo averlo se tutti i relatori si mantengono nei tempi, di avere qualche domanda e qualche risposta appropriata, o comunque qualche osservazione anche da parte del pubblico. Inizierei allora dando la parola all'avvocato Margherita Pisapia.